Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Mike da New York, che saluto. Ciao Mike, il quale mi ha scritto, ti ringrazio per i complimenti che mi fai, ponendomi questa domanda. Guardando i video, gli interesserebbe capire bene come attaccare questo suono, iniziare queste frasi cantate in modo morbido, in modo dolce e non duro. Stai studiando I Luci alle Stelle? Mi hai mandato quest'audio e appunto sento questo suono. Oh, dolci, ma è molto molto piatto come suono, molto duro. No, bisogna imparare appunto, come ben compreso, a elevare la voce, a renderla più morbida, più fluida. Uno dei suggerimenti che ho dato anche in altri video, ma visto che mi hai chiesto di specificarlo meglio, provo a spiegartelo al meglio. Vediamo come si può fare. Pensare di questo gesto di una sorpresa piacevole. Cosa succede? O inalare aria, pensare di aspirare, forse questo suggerimento ti può aiutare. Aspirare una sorta di A in alto, questo suono. Tac. E allora con questa aspirazione dolce in alto, preparatoria al canto, prima di cantare, aspiro aria in alto, la elevo e qui formulo in alto nella testa, diciamo, il mio attacco, pensando piccolo. E poi, una volta che io ho formulato il mio attacco, preparandolo prima di cantare, pensare che la voce cade giù con una forma ad arco, con un gesto ad arco. Quindi questo, morbido, come la freschezza di una mentina, di una caramella che sale in alto. Mi raccomando, non questa aspirazione indietro, questo, ma in alto, su, verticale, qui nella testa. E poi porgere, proprio un gesto morbido, di bellezza, di meraviglia. Ah, un bel sospiro proprio di piacere, di bellezza. La mia aria è qui, formulo il mio attacco e poi la voce scende giù, scende giù, scende giù. Prendiamo una frase. Iniziamo a prepararla. Oh, dolci baci. Preparo prima, chiaramente all'inizio ti eserciterai sentendo questa A aspirata, un po' sonora, poi dovrà essere muta. Un gesto preparatorio. Oh, dolci languide. Senti come l'attacco è morbido. Tac. Oh, dolci baci, languide. Senti, languide, la stessa parola. Languide, carezze, mentrio fremente. Senti, poi chiaramente la devi colorire in base appunto al tuo desiderio, a quella che sarà la tua esecuzione. L'importante è proprio, spero che tu abbia potuto comprendere meglio come formulare questo attacco in modo morbido, quindi aspirare dolcemente aria, allo stesso tempo formulare questo attacco già qui, come uno zampillo, a volte ho detto, di una fontana che sale l'acqua, hop, arriva qua quando tu aspiri. Qui c'è lo zampillo dell'acqua, qui c'è l'attacco vocale, poi giù, morbido, morbido, sempre cantare su questo fiato. E elevare, in altre parole, elevare la voce e porgere la voce con un gesto ad arco, sempre molto legato, giù, 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 morbido, morbido, come un tuffo. Quindi elevare, preparare il nostro fiato alto, la posizione dell'attacco alto, elevare. E girare giù, scorrere, scorrere. Oh, dolci baci, languide. E così via. Va bene, spero questi esempi possano averti dato maggiori strumenti anche a chi mi sta seguendo. Ti mando un saluto, Mike, mando un saluto a chi mi sta guardando e a presto. Ciao.